Però ci state perdendo colpi. Neanche il tempo di superare Perfect Weapon, che pure questa volta nessuno ha azzeccato il titolo corretto. E no, non era Ape Escape, ma comunque ho apprezzato molto. Dai, vi do un super aiuto, così non potete non riconoscerlo. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte lenzate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza capirci nulla. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, perché andremo a discutere di due leak che potrebbero fare la loro comparsa nel prossimo Nintendo Direct. Faremo il riassuntone dello showcase di Capcom di ieri sera e commenteremo una dichiarazione assurda da parte del director di Sonic Frontiers. Prima di iniziare però vi invito a mettervi un bel maglioncino a collo alto e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. È finalmente approdato in Occidente, precisamente per ora solo in Nord America, il nuovo PlayStation Plus. E rispetto ai due precedenti lanci asiatici, beh, la situazione sembra nettamente migliore. Il catalogo è praticamente completo e oltre ai 400 titoli PS4 e PS5 disponibili al download per il tier intermedio, si aggiungono anche la bellezza di 300 titoli PlayStation 3, purtroppo disponibili solo in streaming per il tier più alto. Nella transizione però tra il vecchio Now e questo nuovo Plus qualcosa si è perso. Ad esempio, è stato fatto notare che la serie di Metal Gear è interamente sparita dal catalogo in tutte le sue incarnazioni. Se non altro è stato confermato che la versione dei titoli Classic sul servizio è quella NTSC a 60Hz, più fluida e meglio ottimizzata rispetto alle conversioni PAL dell'epoca. Chissà noi europei cosa ci beccheremo, e guardate che manca proprio poco, vi ricordo che il servizio debutterà il prossimo 22 giugno. Intanto, ridendo e scherzando, Nintendo Switch si è aggiornata con una nuova fiammante versione del firmware, la 14.1.2. Sì, tranquilli, pure stavolta si tratta di una semplice stability fix che non aggiunge praticamente nulla all'esperienza utente, se non una maggiore stabilità. Ormai è un meme. Hotmail Dome, come al solito, ha indagato i file di aggiornamento ed ha scoperto nel dettaglio tutti i cambiamenti. E sì, mi dispiace, non potrete più scrivere cose simpatiche come questa. Grazie Nintendo, grazie di cuore, i bambini ancora una volta sono al sicuro. Poracci, una volta tanto, non sono in ritardo o quantomeno sono in anticipo rispetto a due eventi di cui vi avrei voluto parlare. Proprio ora sta andando in onda una stream dedicata ai 15 anni della serie di Assassin's Creed, mentre fra poco ci sarà il round 2 della conferenza di Microsoft con segmenti di gameplay aggiuntivi rispetto a quanto presentato domenica scorsa. Mi sarebbe piaciuto parlare già in questa puntata, ma purtroppo con le tempistiche non ci rientro. Vi prometto che ne parliamo nel TG Poro di domani, giuro. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Dopo settimane di rumor incessanti sulla possibile data del prossimo Nintendo Direct, l'attenzione oggi si è spostata su dei titoli non ancora annunciati, che però potrebbero rappresentare dei veri e propri colpacci per la lineup di Switch. E magari sì, potrebbero essere perfetti per essere presentati durante un Nintendo Direct, ma tanto ormai lo avete capito, no? Si fa il 29. A parlarci del primo misterioso titolo è Emily Rogers, un insider che può rientrare nella cerchia dei nomi affidabili. Non sempre ci prende al 100% con i suoi rumor, ma solitamente è in mano delle informazioni non poi così distanti dalla realtà dei fatti. Sulla message board Famiboard, Rogers ha parlato del prossimo titolo della serie Fire Emblem, fornendo parecchi dettagli degni di nota. Si tratterà di un nuovo capitolo della serie principale, quindi niente remake, e sarà uno sforzo congiunto tra Intelligent Systems, Koei Tecmo, già coautori di Three Houses, e anche Gust, gli autori della serie Atelier. Questi avrebbero contribuito in particolare alla realizzazione grafica del titolo, che offre un colpo d'occhio migliore di quello di Three Houses. Il gioco poi sarebbe inteso come una celebrazione per i 30 anni della serie, e proprio per questo sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma per qualche strano motivo Nintendo ancora non l'ha pubblicato. Per quanto riguarda il gioco in sé, il protagonista avrebbe degli strani capelli di colore rosso e blu e sarebbe figlio di un drago. Il gameplay ruoterebbe attorno all'utilizzo degli emblemi, degli strumenti con cui evocare sul campo da battaglia dei volti storici della serie di Fire Emblem. Ma qui mi chiedo, è possibile che Nintendo sia pronta a svelare un titolo del genere praticamente a ridosso dello spin-off Three Hopes?
Mai dire mai, in fondo si parla ormai da un bel po' di mesi di una doppia release annuale riguardante Fire Emblem e non dimentichiamoci che in passato ci sono stati degli scenari simili, quindi questa potrebbe essere una bella bomba da mettere in un prossimo Direct, magari in apertura, non pensate? Invece dopo il leak di GeForce Now, ora anche Sony ci mette del suo e sui server del PlayStation Store è apparsa brevemente la pagina dedicata a Tactics Ogre Reborn. Ma di cosa si tratta? Beh, quella di Battle Ogre è una serie di JRPG tattici ad opera di Quest, in seguito poi acquisita da Square Enix, che da molti è considerata come uno dei massimi esponenti del genere e storicamente la serie è da sempre stata molto legata alle piattaforme Nintendo. Questo Reborn sembrerebbe essere una remaster o un remake del titolo uscito nel 1995 su Super Famicom o anche addirittura della sua riedizione pubblicata su PSP nel 2010. Chissà, magari potrebbe rientrare nel filone dei classici ripescati dal catalogo di Square a cui viene data la possibilità di essere riscoperti dal grande pubblico dopo anni di silenzio. Penso a Live Alive, Front Mission, ma anche Chrono Cross. Non c'è nessun tipo di ufficialità da parte di Square Enix né tantomeno alcun accenno alla possibile presenza su console Nintendo, però fossi in voi terrei d'occhio questo nome. Per me Reborn lo vedremo anche su Switch e magari darà il là per vedere Ogre Battle 64 sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Che ne pensate? Intanto ieri sera c'è stato lo showcase di Capcom e noi, da veri coraggiosi, lo abbiamo seguito insieme in live. E devo dire che se prendiamo come punto di riferimento l'anno scorso, le cose sono andate decisamente meglio. Però dai, sicuramente si poteva fare qualcosina in più. I 35 minuti di presentazione sono stati ben gestiti e hanno visto lo showcase diviso in tre momenti principali. Il primo dedicato a Monster Hunter Sunbreak, il secondo a Exo Primal e il terzo a Resident Evil 4. Anzi no, dai, alla saga di Resident Evil. Ecco, partiamo subito dalle due cose che proprio non mi sono piaciute. La presenza del remake del quarto capitolo è stato un bait enorme e a conti fatti non è stato mostrato nulla di nuovo rispetto a quanto visto durante lo State of Play. Si è trattato più che altro di un tiro mancino per attirare un bel po' di spettatori, che però sono rimasti a bocca asciutta, almeno per quanto riguarda Resident Evil 4 Remake. Allo stesso modo il teasing su Dragon's Dogma è stato proprio crudele. Aver scelto di dedicare un segmento celebrativo ai 10 anni della serie, una IP Capcom molto amata, ha fatto sperare per il meglio, ma alla fine si trattava solo di un teasing per un documentario sulla storia del brand. Un'altra mossa crudele, non saprei proprio come altro descriverla. Però, se non altro, ci sono state parecchie cose interessanti. Il nuovo trailer di Sunbreak è piaciuto tantissimo ai fan hardcore della serie. Anche se io continuo a rimanere un po' freddino verso il brand, ma riconosco il lavoro mastodontico che è stato fatto con questo Rise. Tra l'altro, viva Capcom e viva le roadmap! È così che si garantisce la sopravvivenza di un titolo. Capito, Nintendo? Poi, non avrei mai pensato di dirlo, ma sono rimasto stra piacevolmente sorpreso da Exo Primal, che scherzosamente avevo ribattezzato come Dino Crisis Tarocco. Invece questo action multiplayer a squadre mi è sembrato strapromettente e mi ha ricordato molto da vicino un'altra serie ormai scomparsa nel nulla, quella di Lost Planet. E poi dai, oh, stiamo scherzando, ci sono i tornado di dinosauri. Non penso si possa desiderare qualcosa di più dalla vita. Infine, tolta la delusione di Resident Evil 4, che bello vedere Capcom puntare tutto su un brand che dal settimo capitolo in poi ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza, anzi terza. Quindi non solo è stato riaperto il capitolo Resident Evil Village con l'arrivo del DLC, che aggiungerà una porzione di storia e nuove feature, ma in più sono arrivate a sorpresa anche le versioni next gen del settimo, secondo e terzo capitolo, ora ottimizzati per sfruttare le feature specifiche degli hardware di nuova generazione. Mi fa molto ridere che potremmo giocare Resident Evil 8 sia in prima che in terza persona e presto anche in VR. Se Capcom potesse, probabilmente si inventerebbe pure la seconda persona e la quinta dimensione per rivendere un'altra volta Village. Comunque, scherzi a parte, mi ritengo molto soddisfatto di quanto visto e per me Capcom ormai è qualche anno che, pure se scivola, si rialza subito in piedi. E voi poracci, cosa ne pensate dello showcase di ieri sera? E chiudiamo con una notizia su Sonic Frontiers, perché forse siamo arrivati a un punto di svolta per quanto riguarda la produzione del titolo, o forse sarebbe meglio dire un punto di stallo. Breve riassunto, Sega mostra Sonic Frontiers. Frontiers fa schifo a tutti, tranne che a me, tutti chiedono a Sega di rimandare il gioco. Fine? No, perché Takashi Iizuka, il capo del Sonic Team, ha rilasciato un'intervista un po' delirante, dove si è così espresso sulle pagine di Video Games Chronicles. Tutti stanno reagendo ai video che hanno appena visto e siccome non capiscono in cosa consista il nuovo gameplay, stanno facendo delle comparazioni con gli altri giochi che già conoscono. Quindi molti dicono:
Ah, il gioco è un po' così, è un po' cos'ha, ma non è come questo o come quell'altro. Ma la verità è che il team sta creando un nuovo tipo di gameplay, un format dal nome Open Zone. E questo nuovo sistema è un qualcosa che non esiste in nessun altro titolo simile. Quindi speriamo che da qui al lancio riusciremo a spiegare al meglio in cosa consiste questo Open Zone. Izuka ha aggiunto che dalle sessioni di playtesting stanno ricevendo degli ottimi feedback dagli utenti che danno voti altissimi all'esperienza. Il team è sicuro di star creando un qualcosa che sarà soddisfacente da giocare dall'inizio alla fine e che non può essere giudicato da un semplice video. Chi potrà venire alla Gamescom o al Tokyo Game Show potrà giudicare di persona, pad alla mano, un'esperienza unica. Quindi no, non c'è nessuna intenzione di rimandare il gioco, a meno che non sopraggiungano cause di forza maggiore. Insomma, per chi sperava in una situazione simile a quanto accaduto col film di Sonic, il primo redesign di Ugly Sonic, questa volta le cose sembrano ben diverse. È il pubblico a non aver capito Frontiers, che arriverà sugli scaffali entro la fine dell'anno. Costi quel che costi. Voi poracci, che cosa ne pensate di questa presa di posizione da parte del Sonic Team? Frontiers è un suicidio annunciato? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Showcase, Michele Frontiers, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Assassin's Creed.